benedizione degli oggetti di devozione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Dalla lettera di San Paolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Parola del Signore. Dio onnipotente ed eterno, tu hai sottomesso agli uomini tutto il creato perché compiano opere di carità vicendevole. Ascolta benigno le nostre preghiere che invocano la tua benedizione su tutte queste persone che si serviranno di questi oggetti, possano riconoscerti sempre sommo bene, ti mettono al primo posto nel loro cuore, nella loro famiglia, ed arricchire i fratelli con amore sincero per Cristo nostro Signore. Poi gli oggetti che avete come le vostre famiglie, benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso segue la preghiera di guarigione. Apriamoci adesso al Signore, apriamoci al suo amore. Maria, grazie. Grazie perché tu ti sei aperta al Signore. Grazie Maria perché tu hai detto eccomi. Anch'io adesso per mezzo del tuo esempio voglio dire eccomi Signore. Si è fatto di me secondo tua parola. Signore, con la potenza del tuo Spirito Santo, quale tu hai operato in Maria e per mezzo di Maria, apri mio cuore. Fa che mio cuore sia disposto ad accogliere il Signore. Signore, accresci la mia fede e la mia fiducia in te. Per credere che tu sei Padre misericordioso. Per credere che tuo amore è più grande dei miei peccati. Signore, accresci la fede. Che tu mi perdoni, accresci la mia fede, che a te nulla è impossibile. Accresci la mia fede e la mia fiducia in te. Non preoccuparmi per il futuro. Accresci la mia fede, perché la fede in me sia più forte di ogni paura. Isus se vieruje. Gesù, io credo.
Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gospodine, molim te za dalje. Signore, ti prego per dono d'amore. Dai-mi ljubavi, Gospodine. Signore, donami amore, versa amore nel mio cuore. Da tebe, Gospodine, ljubim. Signore, per amarti. Amarti più di adesso. Gospodine, Signore, accresci in me l'amore, sei diventato debole, tiepido, perché in me rinasce l'amore verso te, Gesù, perché in me nasca l'amore verso l'Eucaristia, verso la preghiera, verso la confessione, verso la preghiera del Rosario, perché in me rinasca l'amore verso l'adorazione, verso la preghiera dinanzi alla croce, l'amore verso il digiuno, perché in me nasca l'amore verso la tua parola. Signore, donami amore verso gli uomini, verso membri di mia famiglia, anche verso le gente che non mi piace. Il tuo amore è più grande dei miei peccati. Donami amore così che anche il mio amore sia più grande dei peccati, debolezze degli altri. Donami l'amore verso la persona che mi ha fatto del male, con quale non parlo. Gesù, donami amore. Signore, donami amore. Signore, ti preghiamo il perdono, la libertà interiore. Toliko smo navezani na stvari, legati alle cose, agli uomini, alle persone, così che sì, esiste bisogno del corpo, ma esiste anche la schiavitù alle cose. Signore, aiutami a discernere il bisogno dalla schiavitù. Apri i miei occhi per vedere se ho le cose che mi avanzano, così che quello che avanza io posso dare agli altri. Signore, ti preghiamo, libera i nostri cuori per poter spegnere televisione, lasciare cellulare, internet e altre cose, tutto quello che ci toglie del tempo. Così che non abbiamo tempo per la preghiera, non abbiamo tempo per la famiglia. Preghiamo per tutte le persone che sono schiave all'alcol, alla droga, ai giochi d'azzardo, alla pornografia. Gesù, libera i nostri cuori.
Molimo te za sve osobe. Pregamo per tutte persone che sono schiave all'odio, alla gelosia, all'invidia, mancanza del perdono. Gesù libera i nostri cuori. Ti preghiamo per tutte persone che sono sotto il potere dello spirito immondo. Signore, liberaci. Oslobodi nas, Isuse. Gesù, liberaci. Jesus, graças Jesus, graças Jesus, graças Jesus, graças Jesus. Gospodine, pre tebe stavljam. Signore, dinanzi a te mettiamo tutte le persone malate al corpo e all'anima. Signore, tocca i loro dolori, le loro ferite, le loro sofferenze. Signore, toccali. Gesù, guarisceli secondo tua volontà. Preghiamo per il dono di poter accettare la croce. Poter accettare me stesso, anche il prossimo, accettarli così come sono. Donami la grazia di poter accettare tutto quello che ha cancellato i miei progetti, tutto quello che è entrato inatteso, indesiderato nella mia vita. Signore, grazie per tutto. Grazie per tutto. Za ono lijepo i dobro, quello bello, giusto, grazie per quello pesante e doloroso. Gospodine, okreni na dobro. Signore, cambia tutto nel bene. Na duhovnu korist. All'utile per lo spirito. Blagoslovi nas, Isus. Gesù, liberaci. Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Gospodin s vama. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.